L'inchiesta sulle infiltrazioni della Camorra al comune di Quarto, perquisizioni dei carabinieri nella sede del municipio e a casa del sindaco 5 Stelle. Per il PM la condotta del primo cittadino è da approfondire e non si placa la polemica politica. Sentiamo l'inviata Grazia Graziadei e poi Claudia Mazzola. Cosa cercavano i carabinieri a casa di Rosa Capuozzo, sindaco dei 5 Stelle a Quarto? E anche in comune stamani le perquisizioni, sono stati acquisiti documenti. Nell'inchiesta della Procura di Napoli su presunte pressioni della Camorra che avrebbero portato i 5 Stelle alla vittoria alle comunali lo scorso giugno, la Capuozzo non è indagata, ma il PM Woodcock nel decreto di perquisizione parla di condotta non lineare da parte del sindaco. Sotto inchiesta è finito l'ormai ex consigliere Giovanni De Robbio, poi espulso dai 5 Stelle. Spunta un'intercettazione della Capuozzo. Il 16 dicembre scorso parla con il capogruppo 5 Stelle Nicolais. Io non ne posso più, si sfoga il sindaco. Posso reggere qualsiasi cosa, ma non finire in galera per colpa di qualcun altro. E sollecita una presa di posizione politica del movimento. Nicolais le dice: mi ha risposto Fico 10 minuti fa, mi ha scritto andate avanti tranquilli, quanto prima verrò. Secondo l'accusa, il consigliere indagato De Robbio avrebbe cercato di favorire gli interessi di un imprenditore della famiglia Cesarano, un uomo d'affari considerato vicino al clan Polverino, e avrebbe anche minacciato la Capuozzo mostrandole la foto di un abuso edilizio nella casa dove lei vive col marito. Ci sono state polemiche sulla gestione del sistema idrico e fognario a Quarto, appalto revocato ad una ditta interdetta dall'antimafia. È finito sotto accertamento dell'autorità nazionale anticorruzione. Sulla vicenda il comune di Quarto ha agito correttamente, ha detto il presidente dell'ANAC Cantone. La vicenda Quarto non si chiude, il braccio di ferro tra la Capuozzo che non vuole dimettersi, il movimento che pure via blog insiste per un suo passo indietro continua. Stamattina dopo la riunione Fiume con i suoi, cominciata ieri sera e finita all'alba, il sindaco di Quarto manda avanti Gianluca Carotenuto, uno dei consiglieri a lei più vicini. Sul tavolo ci sono tutte le ipotesi, dice, la decisione spetta solo a lei che deve rendere conto solo alla città. Se la città segue, vuole una che continui, ovviamente è l'unica che deve, l'unica a cui deve rispondere. A Roma il movimento cerca il modo di uscire dall'impasse, consapevole che più i tempi si allungano maggiori sono i danni. La linea resta quella maturata l'altro ieri tra Casaleggio e il direttorio. La Capuozzo è parte lesa, ma comunque deve dimettersi per dare l'esempio che siamo diversi dagli altri partiti. La certezza è che a Quarto non ha vinto la mafia, ma siccome il Movimento 5 Stelle non vuole essere solo onesto, ma vuole apparire anche onesto, abbiamo chiesto sindaca Capuozzo di dimettersi. La stessa cosa, ai noi, non sta facendo il Partito Democratico, che presenta in tutta Italia, solo nell'ultimo anno, ben 83 indagati. È lo spettro del caso Marino a Roma. Si vocifera nel partito che a questo punto, pur di voltare pagina, potrebbe toglierle il simbolo o addirittura espellerla. Una sconfitta per tutti, ma soprattutto per i due big, Fico e Di Maio, i due campani al fianco della Capuozzo in campagne elettorali, divisi sul caso fin da subito, con Fico più morbido. Adesso su Quarto Fico e Di Maio si stanno giocando la propria credibilità e nel movimento intanto cresce il malumore per come è stata gestita l'intera vicenda.